In quanti mi state aspettando al varco oggi? Dite la verità. Soprattutto i miei detrattori, diciamola così. Allora, un grosso applauso a chi ha vinto oggi, a Verstappen. Fatto la gara perfetta, nulla da dire, nulla da dire. Nulla da ridire nemmeno sul testa a coda prima della ripartenza, nulla da ridire. Che può succedere a chiunque. Oggi hanno sbagliato un po' tutti. Lui è stato più bravo. Lui ha sbagliato quasi nulla, cioè nulla, se si eccettua quel piccolo testa coda, sul quale però avrei da dire a proposito di un altro pilota. Allora, strepitoso. Intanto viene via il cavetto per ricaricare. Vediamo un po'. Allora, strepitosa la gara di Verstappen. Brucia Hamilton alla partenza, cosa più unica che rara in quel duello là. Partenza strepitosa, duello stravinto. Hamilton per la prima volta in grosse difficoltà, anche se diciamo che non gli ha lasciato spazio durante il sorpasso, però. È una cosa che fa il paio con la storia dei tagli del Bahrain. Siamo pari e patta. Guardiamo l'agonismo, non attacchiamoci ai cavilli. Non ha sbagliato nulla, ha strameritato la vittoria. Giri veloci su giro veloce. E non è in testa al mondiale, grazie a un fortunato, oggi molto fortunato e strepitoso Hamilton. Perché quello che ha fatto nella seconda parte di gara, dopo la bandiera rossa, è un qualcosa di, non dico leggendario, però ragazzi, era una furia al volante, era una furia. All'ultimo si è preso anche il giro veloce, pigliando anche la scia da Norris, sfruttando anche la scia da Norris, con il quale ha affrontato quel rettilineo dei box a velocità altissima. E ha reso praticamente impossibile la replica di Verstappen sul giro veloce. Oggi lui è in testa grazie a quel giro veloce. Segno che anche nelle giornate no, questo bastardo, nel senso positivo, anche nelle giornate no, questo bastardo ti limita i danni in un modo incredibile. Cioè, oggi la gara di Lewis Hamilton era da 4. Pur in una gara da 4, lui è riuscito a cavare il secondo posto. Cosa che, scusate se insisto, in lotta per il mondiale, Verstappen non farà mai, secondo me. Però dai, va bene, come dissi l'altra volta nella gara del Bahrain, abbiamo un campionato, ci si diverte, oggi è veramente. Un po' per la pioggia, un po' per i duelli, un po' per la safety car, un po' per gli errori, oggi ci si è divertiti davvero. Tra l'altro, durante la gara ogni tanto buttavo un occhio su Atalanta Juventus, ma non me ne frega più di tanto, anche se ci farò un video più tardi. Bello, bellissimo. Poi c'è questo ragazzo, Lando Norris, che ha veramente. Ha avuto la fortuna come Hamilton nella seconda ripartenza, però diciamo che fortuna ripagata con questa fortuna ha riscattato l'amarezza di ieri, quando oggettivamente sarebbe partito in prima fila, sarebbe partito in prima fila o in seconda questo Norris. Comunque, grande merito anche a lui. Grande merito anche a lui. E veniamo al capitolo Ferrari. Oggi la Ferrari è stata sfortunata sul discorso della safety car, sul discorso della bandiera rossa. Ma c'è anche da dire che non ha saputo cogliere l'attimo. Non ha saputo cogliere l'attimo. Ora vi spiego perché. Prima della ripartenza, quando Verstappen è andato in testa a coda, lui stranamente Leclerc si è fermato, si è quasi fermato, ma dai uno scatto, vai avanti, perché
Secondo me l'ha fatto per paura di non essere penalizzato, ma lì secondo me non sarebbe stata colpa sua, perché è Verstappen che andava in testa coda. Ha perso quell'attimo e Norris ne ha approfittato. Il secondo appunto che dovrà fare la Ferrari, io oggi, dopo la bandiera rossa, avrei azzardato le gomme rosse. Io avrei azzardato la soft. Perché? L'asfalto non era caldo, era umido tra l'altro, come ha dimostrato ampiamente Norris, la gomma avrebbe tenuto fino alla fine e magari avremmo avuto una ripartenza migliore, magari il podio, perché oggi la Ferrari era da podio, oggi la Ferrari era davvero da podio. Mi è molto piaciuto, a proposito di Ferrari, Sainz che è questo qua. Sainz è questo. Non è un pilota spettacolare, ha fatto anche degli errori, ma tutti li hanno fatti oggi. Tutti li hanno fatti. Forse quello che ha sbagliato meno, paradossalmente, è stato proprio Leclerc. Anche se stava girando nel giro di formazione, vabbè. Sainz è questo qua. Non è un pilota spettacolare, non vi aspettate il sorpassone da Sainz, ma è un pilota molto concreto, molto continuo, che, come dissi tempo fa, con una macchina da titolo, secondo me ha più probabilità di vincere Sainz di Leclerc. Perché proprio per queste caratteristiche, ricordiamo che Sainz partiva undicesimo, Leclerc partiva quarto e quarto è arrivato. Sainz partiva undicesimo. È vero, ci sono stati errori, ci sono stati casini, però chi va avanti merita in queste condizioni. Poi un piccolo appunto, piccolo, al signorino Russell, che il quale ha fatto un gestaccio per il quale spero sia punito. Su quel brutto incidente Bottas non aveva colpa, anzi secondo me Bottas si è fatto anche male a una gamba, ma non lo so, vediamo. Perché ho visto l'abitacolo, specialmente l'avantreno, era molto danneggiato. Secondo me nulla di gravissimo, ma una botta alla gamba l'ha presa Bottas. E poi io capisco l'adrenalina, capisco quel brutto incidente. Cioè, capisco che stavi eri in fase di sorpasso, io capisco tutto, ma visto quella dinamica di quel brutto incidente, la prima preoccupazione deve essere questo: non è ancora uscito dall'abitacolo. Tu che fai? Lo vai a. È ancora scosso dall'impatto, gli vai a fare il cazziatone che tra l'altro non hai ragione. Gli fai il cazziatone che non, tra l'altro non è manco stato colpo di Bottas. In più tiri uno schiaffo sul casco. No, non funziona così. Capiamo tutti che Bottas è destinato a essere sostituito in Mercedes proprio da Russell, ma questo a me sa di bullismo e di maleducazione, essendo Russell abbastanza più giovane di Bottas. Quindi, caro Russell, io capisco tutto, capisco l'ambizione, capisco la voglia di vincere, ma quel gesto non mi è piaciuto per niente. Non mi è piaciuto. Poi, che altro abbiamo da dire su questa gara? Che altro abbiamo da dire? Un piccolo appunto. Se recuperassimo la celerità, capisco la sicurezza, ma recuperare la celerità di togliere i detriti dalla pista velocemente che si aveva una volta, perché questa Formula 1 a me piace, ma vedo troppe safety car, troppe. È vero, aumenta lo spettacolo, però molte volte si viene penalizzati da episodi. Va bene, è successo un po' a tutti di guadagnare e di perdere, ma se diciamo velocizziamo la cosa è un po' meglio. Comunque, null'altro da dire, una gara molto divertente, ribadisco, nonostante ciò che pensi io di Verstappen, oggi ha fatto effettivamente un garone, oggi è stato quasi perfetto, Verstappen.
Se non altro abbiamo un mondiale, anche se sapete chi è il favorito. Non può che essere il 44 il favorito, perché dopo quello che ha fatto oggi, d'accordo, la fortuna, tutto quello che volete, non era nelle sue giornate migliori, ma è vero, la fortuna ce l'ha avuto anche Verstappen a non finire nella ghiaia in quel testa coda. La fortuna c'è e non c'è per tutti. Dopo quello che gli è successo, riuscì a sfruttare quell'occasione partendo ottavo, nono, è tanta roba. Ragazzi, quella era una furia. Va bene, abbiamo un campionato. Peccato soltanto per altre scuderie, vedi Ferrari e McLaren, che avrei voluto un po' più vicine alle big. Però ragazzi, accontentiamoci, rispetto agli altri anni, è un bel vedere. Ovviamente vi invito a iscrivervi al canale. Stasera appuntamento con l'IndyCar. Io avrei da fare un video sulla Juve che ho visto a mezz'occhio, però appuntamento con l'IndyCar e poi con le pagelle. Ragà, iscrivetevi al canale. Ciao ciao.